tantissimi vogliono la voce di Giovanni Annunziata. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Avrei potuto dare il via a questa puntata, a questo appuntamento con una cosa molto autoreferenziale che ho evitato di fare perché sono un signore, però ieri mi hai costretto a dare il pronostico e ho dato il 2-0. Non lo volevo dire. Non ne sono sicuro. Non lo ricordo. Dopo peschiamo le registrazioni. Ricordo soltanto dei marcatori ovviamente sbagliati. Perfetti. Tagliamo poi i marcatori, però almeno il 2-0 quello ce lo prendiamo. Se lo prende volentieri il Napoli, scherzi a parte, che è riuscito a fare davvero una grande vittoria. Prima di riascoltare Spalletti, andare anche poi dai primi ospiti. Mi dai proprio la tua fotografia di Napoli-Empoli, la tua fotografia di quello che è significato in realtà il martedì di ieri, perché ha pareggiato anche l'Udinese, prossimo avversario del Napoli, sul campo dello Spezia. Si sta creando un qualcosa di unico, bisogna dirlo. Sì, qualcosa di unico, perché trovarsi a più 8 sulla seconda già dopo sole 14 giornate è qualcosa di importantissimo. Solo le grandi squadre, le squadre che ammazzano i campionati ci riescono. Più 8 sulla squadra che ha vinto lo scorso anno, ha vinto con merito, perché il Milan è stato qualcosa di importante, qualcosa che De Laurentiis voleva imitare per quanto riguarda diciamo il modello societario, degli ingaggi, tutto quello che concerne questo tipo di modo di fare società. De Laurentiis in un certo modo adesso ci sta riuscendo. Certo, siamo ancora all'inizio, siamo soltanto alla 14ª giornata, però il campionato sembra avere un indirizzo ben preciso per quanto riguarda le posizioni lì in alto, con il Napoli che ha preso un bel vantaggio sulla seconda. Per quanto riguarda la partita di ieri, non è stata semplice, lo dobbiamo dire, non è stata semplice, e serviva un po' un episodio, un po' una scossa per riuscire a cambiare l'inerzia della partita. Un episodio che è stato tanto discusso, quel calcio di rigore che è stato concesso al Napoli, però a mio avviso è il rigore netto. Quando vai ad impattare la gamba dell'avversario che ti anticipa, ti brucia sul tempo, poi Marino lo guarda pure Osimhen e non fa nulla per evitare il contatto, allora è tutta la vita calcio di rigore. C'è voluto l'episodio, però c'è voluto anche quello che ha fatto Spalletti, ovvero i cambi, l'inserimento di Lozano, e Lozano ha spaccato totalmente la partita con le sue accelerazioni, con Politano che riusciva ad andar via difficilmente a Parisi ha fatto una grandissima partita molto e bene. Si trovava sempre uno contro due con Di Lorenzo. Di Lozano semplicemente non ne aveva più perché ha corso per tutta, è la partita. È fisiologico. Tra altre cose, lasciami dire che sì, i cambi di Spalletti, sì, l'entrata di Lozano, però senza quella fame quasi no sense di Osimhen in alcuni frangenti anche della gara, quel rigore non te lo vai mai a prendere, e quel rigore poi non ti sblocca mai la partita, probabilmente se non la sblocchi non la vinci. Stiamo forzando ovviamente il ragionamento per dare una mano tra virgolette a sottolineare il grande lavoro che invece ha fatto Victor Osimhen nella giornata di ieri. Allora riascoltiamo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, poi diamo il via anche alla girandola dei nostri ospiti. Così le vincono le squadre che vogliono a tutti i costi tre punti, che hanno capito che non è in base al valore dell'avversario quella che è l'importanza dei tre punti, ma in base al valore di dove tu vuoi andare ad arrivare, di quello che vuoi fare. E questa partita qui bisogna vincerla, per cui secondo me l'hanno vinta meritatamente, e secondo me gol avremmo fatto al di là del rigore netto. Però poi è chiaro che si vanno a fare dei discorsi per quello che è lo svolgimento. E la partita è stata ampliata perché loro sono una squadra tosta, una squadra allenata bene, ragazzi che sono dentro una dimensione corretta su quello che è il club, su quello che è il comportamento che bisogna avere chiamandosi così, essendo quel club lì, tutti sotto la linea della palla, sempre con il centrocampista che arrivava sempre
a sostegno del terzino per sopperire a questo sganciamento di Mario e di Lorenzo, che hanno fatto una grandissima partita, perché hanno fatto 100 volte questo fatto di essere terzo della difesa, quinto d'attacco, terzo della difesa, quinto d'attacco. Per cui da un punto di vista mio è stata sofferta ma meritata. Sono d'accordo, lei ha fatto un esempio correttissimo, perché ha detto che la squadra non si è fatta travolgere dal nervosismo di non fare gol, di non fare occasioni pulitissime nel primo tempo, ma è rimasta ordinata, è rimasta lucida nel tentare di farla girare più velocemente, perché quello dovevamo fare. Cioè le posizioni erano corrette, le ricerche erano corrette, è chiaro che se da destra a sinistra tu fai due tocchi di più, il centrocampista fa 10 metri di più in questi due tocchi, fa 5 metri nel primo tocco in più e 5 metri nel secondo tocco in più e ce li trovi sempre ordinati laggiù e poi gli devi passare di sopra, come si diceva prima, attraverso quelle che sono le qualità individuali. E poi quando c'è questa disponibilità, come hanno queste squadre qui a fare la partita del campionato, perché poi quando vengono a giocare contro il Napoli ora diventa un qualcosa di eccezionale se riescono a fare una buona gara e a fare un buon risultato, per cui si sentono la considerazione totale nell'avere più attenzione possibile per quella partita lì, ecco, per questa partita qui. Ma non lo so se sta diventando fondamentale, ragazzi. Il discorso è che secondo me, l'ho ridetto anche in televisione, lo ridico ancora, l'addizione delle qualità di 22 calciatori fa di più dell'addizione delle qualità di 11 calciatori. Se lo imparano quelli dentro e lo vivano in maniera tranquilla, al di là di quello che gli dice il cugino, la moglie, l'amico, il procuratore, si guadagna di più tutti. Se non lo imparano, io faccio così lo stesso fino in fondo, per cui non c'è problema, poi si farà una spartizione di quella, se si vuole spartire quelli che sono i meriti, si farà in fondo e si vedrà, però io li tengo in considerazione tutti perché sono fondamentali, è impossibile, è cambiato il calcio, non è più la stessa roba, è un'altra cosa, non è come quello di qualche anno fa, quest'anno è ancora più concentrato, si rigioca sabato alle 3 dove c'è una temperatura, si è giocato sabato, si gioca martedì e si rigioca sabato alle 3, anche le 4-5 ore in più erano fondamentali per noi perché potevano essere fondamentali e alcuni non recuperano da qui a sabato alle 3, per cui c'è da vederli, da stare attenti e da aver fiducia lo stesso, perché tanto poi in questo cambiamento di dubbi te ne vengono tanti nelle scelte che fai e probabilmente le sbagli come si sbaglia tutti, però poi bisogna aver fiducia in tutti, quello che si sceglie va bene, poi quello che si mette si spera che vada ancora meglio perché può essere quello che fa la differenza. Queste le parole di Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa, fondamentale il passaggio sul valore di 22 calciatori e non solo di 11, qualcosa che spesso e volentieri sottolinea il tecnico del Napoli. Per completare invece quella che sarà la 14ª giornata di Serie A, perché oggi alle 18:30 va in campo Sassuolo-Roma, poi Lecce-Atalanta, due gare che anche il Napoli seguirà con grande interesse, poi alle 20:45 ci sarà sì Torino-Sampdoria, Fiorentina-Salernitana, che sarà nostro tema dalle 13:30 e poi Inter-Bologna con domani Verona-Juventus e Lazio-Monza che chiuderanno il turno. La Lazio è lì a meno 3 dal Milan, così come l'Atalanta, la Juventus è a 25, la Roma idem, l'Inter è a pari punti con l'Udinese, seppur i friulani abbiano già una gara in più sul groppone a 24, questo è un po' lo scenario delle prime 8 della classifica, con il Napoli che, ripetiamo, ha 8 punti di vantaggio sulla seconda, uno lo ripete perché stenta quasi a crederci, soprattutto dopo i pronostici che si erano generati dopo quest'estate anche molto molto complicata. Vedo però Giovanni Annunziata parlare con il nostro prossimo ospite. Allora tra un po' saremo pronti a dare anche il via ai nostri collegamenti. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per i vostri messaggi. Vi ricordo sempre che sul gruppo Facebook potete scriverci, appunto, Nuovo Sport Show, con grande piacere. Noi invece siamo pronti a dare il ben ritrovato a Massimo Chiesa, ex arbitro. Grazie mille Massimo per essere con noi.
Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori. Perché un 5 minuti vanno spesi soprattutto sull'episodio di ieri, quello tra Marin ed Osimhen, per qualcuno rigorino, per qualcuno noi ci schieriamo subito, tra virgolette, non che ci sia bisogno di schierarsi, per noi è abbastanza netto, però Massimo, ti chiediamo da grande d'arbitro di grande esperienza di spiegarci anche un po' quella che è stata la dinamica e la tua visione, se avresti fischiato o meno. Allora, io devo dire sinceramente, dopo averlo rivisto, in prima battuta abbastanza negativo, nel senso che a me non piacciono le definizioni di rigorini, e come ho detto più di una volta, rigore o c'è o non c'è. Rigorino è una definizione palliativa per quasi giustificare un errore, per cui uno deve essere molto più diretto. Era calcio di rigore o meno? Personalmente devo dire, andando contro a quello che hai appena detto, non l'avrei fischiato, perché è vero che Osimhen occupa spazio, è vero che c'è un piccolo contatto, che c'è un contatto non piccolo, qui non sto a dire a darle dimensione del contatto, è vero che dobbiamo valutare la dinamica, la velocità eccetera, però in base anche agli ultimi chiarimenti dati dall'AIA non rientra in quelli che dovrebbero essere fischiati. Per quello che riguarda l'episodio nello specifico, è stata un'ulteriore perla di un arbitraggio pessimo ieri per tutto l'arco della gara, ma pessimo per tutte e due le partite, per tutte e due le contendenti, non ai danni del Napoli piuttosto che degli avversari. Da un punto di vista disciplinare non l'ha tenuta, da un punto di vista di scelte tecniche ha sbagliato più di una volta, e poi l'unica cosa credo che abbia preso correttamente l'espulsione di Ruperto, perché c'è un fallo, il secondo un fallo estremamente evidente, il primo altrettanto per quello che riguarda la casistica, per cui se devo sintetizzare non l'avrei fischiato il calcio di rigore. L'arbitraggio non mi è piaciuto in assoluto, anche perché parliamo di un signore che va in giro per l'Europa a fare l'internazionale, direi che sarebbe bene aspettarci qualcosa di più. Quindi possiamo dire bocciatura netta per l'arbitraggio di ieri? Sì, assolutamente sì, cioè, ma siamo sul livello da 4 proprio per la gestione della partita. Gestione che però fa pensare anche molto, e qui allargo un po' il discorso anche a quello che abbiamo visto in altri campi, per esempio un contatto anche molto simile tra Brahim Diaz, un calciatore della Cremonese, ieri nello 0-0 dello Zini. C'è un allarme arbitri in questo momento in seno all'AIA, dove se Pairetto fa l'internazionale c'è qualcosa che forse in questo momento non sta quadrando dal punto di vista anche della formazione, della qualità media dei nostri arbitri? Questo l'hai detto tu, sì. Evito qualsiasi tipo di commento personale, però mi sembra un'evidenza, perché io più di una volta, non so se è capitato quando ci siamo sentiti, però ho ribadito e sostengo una tesi. È mancata la fascia intermedia, la fascia degli arbitri dopo i vari Orsato, Rocchi, Rizzoli, eccetera. Quelli che adesso, una parte di quelli che adesso sono internazionali, che ci sono arrivati probabilmente visto il periodo, c'è bisogno di avere un filo di pazienza, perché invece la nuova generazione, quella degli Airoldi, quella di Massimi, quella di Sozza eccetera, sta facendo veramente molto bene, per cui saranno in grado di rimpiazzare questa fascia intermedia molto deludente. Un rigore simile è stato assegnato proprio contro il Napoli un po' di giornate fa, in occasione della partita contro il Lecce. Non so se ricorda quando Ndombele commise fallo su Di Francesco, stessa dinamica, il giocatore va in anticipo, Ndombele da dietro non calcia più il pallone ma calcia l'avversario. Ma quindi possiamo dire che tutti questi contatti non dovrebbero essere sanzionati come calcio di rigore? Secondo me no, quando non c'è l'intenzione di abbattere, cioè quando non di abbattere, cioè quando il contatto è minimale, io sarei per evitare. Cioè, richiamiamoci anche all'inglese e ai vecchi regolamenti, l'inglese intendo come lingua, penalty, massima punizione, cioè dovrebbe essere un gol mancato, e invece qua ogni volta che uno entra in area si butta, non parlo del caso di ieri assolutamente, certo. Ma per concedere un calcio di rigore il fallo deve essere diretto sull'uomo e di prima,
in effetti il fallo di prima in area di rigore è calcio di rigore, massima punizione. Questi, pur non aderendo al luogo comune della definizione di rigorino, sicuramente non sono dei rigori da fischiare, dal mio punto di vista. Poi ognuno chiaramente è fattibile e io accetto critiche. Certo. Massimo, è stato un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, grazie mille per averci aiutato a fare un po' di chiarezza. Un saluto e buon proseguimento. Buona trasmissione. Grazie mille a Massimo Chiesa, ex arbitro del nostro calcio. Allora, ci prendiamo uno stop and go un po' anticipato, perché alle 13:20 puntuali avremo un collegamento molto molto importante, tra poco, che riparte sottolineando anche un importante aggiornamento di mercato, perché ci abbiamo lavorato anche la mattina. Arrivano conferme sul fatto che ieri ci sia stata una lunga chiacchierata tra Cristiano Giunto e la delegazione dell'Empoli per Baldanzi, ragazzo del 2003 che è andato a segno contro il Sassuolo nell'ultimo turno, che ieri ha giocato una grande partita, va detto, anche di grande personalità. Certo, il fisico non è quello di un corazziere, però ieri ci ha messo il corpo in tante occasioni, ci ha messo soprattutto la qualità in tante uscite dal basso. Ieri l'Empoli comunque per lunghi tratti di partita ha accettato anche il rischio, tra virgolette, di uscire dal basso, di venire fuori. Quindi vanno fatti comunque complimenti alla formazione di Zanetti, che, ripeto, per fino al momento del rigore gliel'aveva anche un po' incartata al Napoli. L'episodio poi ha aiutato a sbloccare tutto e questo è stato assolutamente determinante per il Napoli. Un Napoli che sta facendo sognare tutti, però la scaramanzia, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sa bene che da queste parti è di casa, però è difficile restare scaramantici. Cosa ci consiglia, direttore? No, io non accetto consigli, non ne do, da un sacco di tempo. Cioè. Quindi non ti consiglio nulla, no, ti consiglio di goderti il momento, perché veramente è entusiasmante. Io non ricordo un Napoli così distante dagli altri, così più forte degli altri, per cui al di là di Diego, in quegli anni sono ormai passati da tanto tempo, per cui da Diego in avanti è Napoli più dominante che io abbia visto. Il Napoli più dominante, però ieri qualche polemica è scattata per quel calcio di rigore che è stato concesso al Napoli, ma analizzando quello... Non era rigore, dai, su, adesso diciamo chiaramente che non era rigore. Se ti danno un rigore così contro, ti arrabbi per 15 giorni, ma non è quello il problema. Napoli ha dominato la partita, il pallone l'ha portato da casa, gli altri non l'hanno mai visto e quindi è chiaro che dovesse vincere, l'avrebbe vinto comunque, al di là del rigore o non rigore, ma quello non è rigore. Napoli che adesso è a più 8 dal Milan, ma è il Milan la principale avversaria sulla corsa di questo Napoli? No, io l'ho già detto altre volte, è il Napoli la principale avversaria del Napoli. Sì. Non c'è un avversario oggi, cioè noi dobbiamo basarci non sul potenziale ma sulle 14 giornate e sulla Coppa dei Campioni. Ecco, la Coppa dei Campioni ha detto che c'è una squadra che è più forte di tutte le altre, il campionato l'ha confermato, per cui l'unico avversario del Napoli in questo momento è Napoli. Non c'è Milan, non c'è Inter, non c'è Juve, non c'è Roma, non c'è Lazio, questo è un dato di fatto assoluto. Se poi vogliamo fare discorsi scaramantici, di paura, di gestione, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. In questo momento io credo che i napoletani debbano godersi il momento, godersi una squadra che è nata per germinazione non spontanea, ma per germinazione eterodotta, e soprattutto comprare il Corriere dello Sport, che è il giornale. Sì. Direttore, ma qual è la vera forza di questo Napoli? Spalletti, Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano che entra e risolve la partita. La vera forza di questo Napoli è secondo me il fatto che ti poni questa domanda, perché non l'hai ancora capita, nel senso che ce ne sono tante di forze. Io ho due giocatori su tutti che secondo me sono indispensabili e si chiamano Kim e Lobotka. Vero. Questi sono i due giocatori indispensabili, perché non hanno alternative. Cioè non c'è un'alternativa nel Napoli a Kim e Lobotka sulla lunga distanza. Poi tutti gli altri sono bravissimi, Spalletti li ha fatti crescere, ha fatto crescere Mario Rui, ha fatto crescere lo stesso Lobotka, ha fatto crescere Lozano in termini di condizione, gli altri hanno grandissime qualità, sta affermando Kvaratskhelia. Quindi voglio dire, io ti ripeto, ci sono due giocatori che sono
come posso dire, la chiave di questo Napoli, perché gli altri sono fortissimi, e sono Lobotka e Kim, perché non c'è un'alternativa, mentre gli altri hanno tutte le alternative, Mareluia, Oliveira, forse Di Lorenzo un po' in difficoltà perché Zanoli non può essere considerato come Di Lorenzo, ma gli altri hanno tutte le alternative, anche chi ha un'alternativa che può essere Ndombele, Zelinski ha un'alternativa che può essere il Mas, davanti abbiamo alternative quante ne vogliamo, e quindi in termini di lunghezza di campionato, i due no. Se guardiamo invece anche un po' il complesso, se guardiamo anche in questo momento il Napoli cosa sta offrendo, lei diceva il Napoli più dominante che abbia mai visto, certo questa è anche la seconda squadra più forte nelle 14 giornate. Lei non l'ha mai vista, cioè ieri a un certo punto nel primo tempo l'Empoli ha chiesto, scusate, avete visto il pallone? Sì. Tutto lì il discorso, cioè poi può aver creato qualche minimo disturbo nell'arco di 95 minuti ci sta, ma la squadra recuperava, non li faceva uscire. Ma secondo lei finalmente il Napoli di Spalletti, senza magari qualche senatore che è partito? Guarda, c'è qualcuno che si ricorda dei quattro senatori che sono partiti? Ecco. Tutto lì, cioè il grande successo di questo Napoli è che oggi nessuno parla più, con tutto il rispetto, di Koulibaly, di Mertens, di Insigne, di Fabiano, quattro eccellenti giocatori. Però adesso si parla di Kvara, di Osimhen, di Lozano, si parla di Kim, si parla di Lobotka, si parla del nuovo Zielinski, si parla di questi giocatori. Quindi non c'è alcun rimpianto. Qualcuno di voi in estate pensava che potesse essere così? No, nessuno. Nemmeno Spalletti. Io ricordo ancora quando fece tacere quello tifoso che urlava contro la società in ritiro. Ricordo tante situazioni, ricordo gli striscioni, ricordo tantissime cose. Bene. Ecco, oggi dopo 3 mesi, 4 mesi, il ricordo è sfumato, ci ricordiamo solo di Diego noi. Vero. Il campionato per adesso è pronto per fermarsi per quasi 2 mesi. Può essere un vantaggio per il Napoli per avere tempo per rifiatare, recuperare l'energia, oppure è un peccato fermarsi proprio in questo momento? No, è un grande vantaggio perché questa squadra mentalmente è stanca, non fisicamente. Questa squadra gioca come le altre, questa squadra è al comando, questa squadra deve vincere, per cui ha una pressione, una tensione superiore alle altre, anche quelle, rispetto a quelle che devono inseguire, e quindi ha bisogno di ricaricare le batterie mentalmente. Di questo sono assolutamente convinto, non avendo nemmeno giocatori che avranno impegni clamorosi al mondiale. Questo permetterà a Spalletti di fare un programma, l'avrà già fatto, di lavoro, che consentirà al Napoli di ripresentarsi il 4 di gennaio con le batterie cariche. Questa è la cosa, l'aspetto che è con 8 punti di vantaggio, che voglio dire, se non sono sciocchezze con l'Udinese, ma non credo, poi rimarranno 8 o addirittura aumenteranno, perché ricordiamoci che c'è Milan Fiorentino. C'è Milan-Fiorentina, c'è Atalanta-Inter, c'è Juventus-Lazio, esatto. Ce ne sono di impegni, esatto, la prossima, esatto, settimana. Esatto, quindi hai fatto tutto quello che devi fare. Se poi chiudi con la vittoria sull'Udinese, hai fatto bingo. Vero. Direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio.Rovo, un grande abbraccio. Grazie a voi. Un abbraccio a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Prima di aprire la pagina sulla Salernitana, qualche minuto anche con te Giovanni per qualche commento che arriva dal nostro gruppo. Pasquale ci scrive: le squadre che si chiudono creano problemi al Napoli, però quest'anno sappiamo vincere in un modo o nell'altro anche partite così difficili. Rosano e Zielinski hanno dato più verba alla squadra che giocava troppo lentamente, con un Ndombele abbastanza inutile là in mezzo, il Raspadori che sulla fascia si perde un po'. Quest'anno ci aiuta anche un po' di fortuna, perché non sono d'accordo su Ndombele, mi lascia qualche dubbio, e poi Lozano ha tirato una mezza schifezza, ma comunque la palla è entrata, è vero, non è stato un rigore ineccepibile, però non sei d'accordo? Su Ndombele non sono d'accordo, per me ha fatto una buona partita, tentava più volte la verticalizzazione, usciva fuori con alcune giocate di qualità, più sottotono in realtà è stato Anghissà che non ha avuto granché da fare diciamo nel gioco di rottura, nella riconquista palla, perché non c'era tanto da fare quel tipo di gioco, e Anghissà mi sembrava anche un po' stanco per l'enorme partita che ha fatto a Bergamo, perché Anghissà è stato protagonista di una partita strepitosa a Bergamo, e
e comunque si sono passati un po' i minuti, Anghissa piano piano è venuto fuori, soprattutto quando il Napoli è riuscito a palleggiare di più nella ripresa. Ndombele è stato tolto perché, come sempre, il secondo tempo, dobbiamo dirlo, cala tanto e non è più lo stesso del primo tempo, però ripeto, il primo tempo di Ndombele mi è piaciuto tanto. Per utilizzare un eufemismo, cala un po', non ve le, per utilizzare un eufemismo. Ultimo messaggio, poi voltiamo pagina. In casa salernitana, Giuseppe Urciuolo: essere nettamente la squadra migliore d'Italia anche d'Europa in questo momento non significa che puoi vincere sempre con 4-5 gol di scarto, però si vince sempre e comunque, perché un modulo si trova. Gli squadroni hanno questa dote e questo mix. O ti asfalto o comunque, se non brillo, trovo l'episodio e la porto a casa. Osimhen per quel rigore dopo una grande trama, Lozano realizza, eccetera, chi ci ferma più? Mettetevi l'anima in pace, siamo i più forti, prima lo capite meglio è. Giuseppe Urciuolo, che dal day one praticamente la scaramanzia l'ha gettata fuori dalla finestra, ma questo è un Napoli che non ti fa essere scaramantico, perché davvero si sta dimostrando unito. E in Carmine Buda, nel suo post sul nostro gruppo, c'è una bellissima foto che risale a qualche stagione fa, quella di Gennaro Gattuso con Politano e Lozano che si danno il 5 sopra. La staffetta tra questi due è una delle cose che mi piace di più in questa squadra. Politano li sfianca, Lozano li punisce e viceversa. Forza Napoli sempre. Bello, è una bella staffetta questa, sì, tra Politano e Lozano. È quello che dicevo di inizio trasmissione con Parisi, che è riuscito bene o male a tenere per tutta la partita Politano, e comunque Politano qualcosa di suo ce l'ha messo. Ricordo soprattutto quel tacco per Di Lorenzo, sì, che poi ha messo una bella palla al centro per l'occasione di Raspadori. Ricordo questo, ricordo altre cose, ma soprattutto un Parisi che era lì, che accettava l'uno contro uno, che riusciva sempre ad andare a contenere il 2 contro 1 che diventava a un certo punto, perché sovrapponeva in continuazione Di Lorenzo e si ritrovava in inferiorità numerica, però riusciva a tenere bene o male Parisi. Però poi, quando c'è del nuovo fiato, c'è della nuova corsa, c'è della nuova energia, diventa tutto più difficile, e Lozano è riuscito ad andare proprio su questo, a fare la differenza su questo. I due gol nascono proprio da due sue giocate lì sulla destra. Voltiamo pagina, andiamo in casa salernitana, perché tra un po' anche con Paolo Siotto di salernitananews.com parleremo della gara di questa sera contro la Fiorentina, una gara anche particolare per Franck Ribéry, che è arrivato in Italia proprio attraverso la Viola, che invece ha trovato un ruolo anche nel post carriera a Salerno, dopo aver salutato il calcio proprio con la Salernitana. Questa sera sarà una gara molto difficile, perché è vero, la Fiorentina è alle spalle, tra virgolette, proprio lì alle spalle in classifica della Salernitana, però tra virgolette è una squadra costruita per obiettivi migliori, comunque una squadra che è in Europa, è una squadra che ambisce anche a dar fastidio, a fare un po' quello che ha fatto l'Udinese ad inizio campionato. Invece dopo il pari con il Napoli, dopo anche le prime difficoltà in Europa, la Fiorentina è una squadra che ha sofferto molto all'interno di questa stagione. La Salernitana invece è una formazione che magari tende a concedere qualcosa, a prendersi anche qualche pausa quando sulla carta deve recitare il ruolo da favorita. L'abbiamo visto per poco col Verona e con lo Spezia, dove comunque però sono arrivate la vittoria, ma l'abbiamo visto largamente col Sassuolo e poi con la Cremonese. Ma poi abbiamo visto anche una Salernitana che, quando invece deve recitare l'outsider, resta ancora una delle squadre più scomode da affrontare. Paolo Siotto, Salernitana News, grazie mille per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Salernitana con lo spirito d'outsider, anche se la classifica dice che in questo momento sono i Granata, tra virgolette, ad essere davanti alla Fiorentina. Sì, infatti è un po' un'incognita questa, perché finora la Salernitana ha fatto punti, o comunque ha fatto buone prestazioni con squadre sicuramente importanti come Juventus, Lazio, anche a Milano, dove ha perso con onore, ma in situazioni di classifica chiaramente che la vedevano svantaggiata. In questo momento la Fiorentina invece arriva con un punto in meno, è chiaro che il valore assoluto della squadra di Italiano è di gran lunga superiore, ed è anche una squadra in forma, perché arriva da 4 vittorie consecutive, ha ritrovato fiducia, ha ritrovato brillantezza, ha trovato anche tanti gol soprattutto, però diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella partita di due squadre che giocano un calcio diverso, ma che si affronteranno a viso aperto sicuramente. Siamo chiaramente al turno infrasettimanale, però comunque la Fiorentina
è reduce da più partite, perché la Fiorentina ha dovuto giocare anche le partite di Conference League, quindi sta giocando ogni tre giorni. Questa è una cosa che potrebbe fare la differenza in una partita del genere. Sì, diciamo che è un po' quello che è accaduto anche a Roma con la Lazio, magari non nella prima fase, però se al 60° arrivi con la partita, diciamo, ancora in bilico, i cambi lì possono comunque dare una mano, anche perché Nicola, ad esempio, dovrebbe far lasciare fuori dall'11 di partenza Candreva, che è uno di quei giocatori che magari, ecco, a gare in corso possono spaccare la partita con le loro giocate, anche con una freschezza superiore, mentre la Fiorentina ha anche diverse assenze importanti, come quelle di Nico Gonzalez e di Sottillo, oltre a quella chiaramente di Castrovilli e di Collini. Oggi sarà però anche una gara per testare anche un po' alcuni reparti della rosa. Abbiamo una Salernitana che ha magari qualche difficoltà nel reparto arretrato, nella scelta degli uomini, perché sappiamo anche degli ultimi infortuni, però è una Salernitana che spesso e volentieri trova forza proprio quando l'acqua sale un po' alla gola, inteso anche delle scelte. Che tipo di scelte ti aspetti allora da Nicola in vista di questa sera? Sì, diciamo che c'è un'incognita difensiva, perché Faccio e Lovato, che sono usciti malconci per motivi diversi dalla gara, veramente sono stati comunque entrambi convocati. Va detto che questa convocazione può essere letta anche in ottica Monza, perché la squadra poi non tornerà in città, ma si fermerà a Parma per questa sorta di mini ritiro, anche per un discorso ovviamente logistico, avendo questa doppia trasferta ravvicinata, quindi magari sono stati convocati in proiezione della gara di domenica allo U-Power Stadium di Monza. Detto ciò, è chiaro che Nicola dovrà, insomma, rivedere un po' la difesa, e questa è una grande incognita, perché senza Fazio, senza Gomber, questa difesa ha sempre sofferto moltissimo l'assenza di, insomma, giocatori di esperienza e soprattutto dell'esperienza di Federico Fazio. Dunque davanti a Steve dovremmo vedere Bron con Danilus e Pirola, un terzetto mai visto prima fino a questo momento, dunque questa è la grande incognita. Non ci saranno invece novità sugli esterni, dove Mazzocchi e Baveric sono riconfermati. Vighena potrebbe, come dicevo prima, prendere il posto di Candreva nella mediana, poi completata da Radovanovic e da Lassana Koulibaly. Invece nessuna novità in attacco, perché Piontek, che è l'ex, uno degli ex, e Diasno inamovibili in questo momento. Arrivare con un punto di vantaggio sulla Fiorentina vuol dire che questa Salernitana deve guardarsi le spalle, oppure può anche dare un'occhiata a chi c'è davanti? Ma la proprietà non ha mai nascosto le ambizioni di chiudere la stagione nella parte finita della classifica, il che vuol dire almeno 10° posto. È chiaro che un obiettivo sulla carta non semplice, però queste due partite saranno molto importanti, anche perché, ecco, poi arriverà il mercato di gennaio, quindi se si dovesse fare un discreto bottino di punti in queste due ultime uscite, magari a gennaio si potrebbe provare ulteriormente l'asticella per cercare poi di giocarsela ad armi pari con squadre come Torino e Fiorentina nella parte, diciamo, nella seconda parte della stagione. Quanto fa paura la gara col Monza? Ho tutto il rispetto per la gara contro la Fiorentina, che però ha comunque il sapore di una gara che la Salernitana può anche, tra virgolette, concedersi di rallentare. Contro il Monza invece c'è anche un po' questo duello tra due squadre che ambiscono a qualcosa in più di una semplice salvezza, di una salvezza tranquilla. Sì, diciamo che sono due modelli di calcio anche un po' diversi, però insomma il Volino, che non ha mai nascosto anche, diciamo, il suo apprezzamento per Berlusconi, quindi c'è anche questa sfida nella sfida, tra virgolette, però questa Salernitana, no, almeno nelle prime 13 partite, ci ha insegnato che paradossalmente ha sofferto più con le piccole che con le grandi. Del resto sì, ha battuto lo Spezia, ha battuto il Verona, ha battuto la Samp, però poi ha fallito possibili, tra virgolette, match point con Empoli, Lecce, l'ultimo sabato con la Cremonese, mentre poi è riuscito a far punti con Lazio, Juventus, con la Roma la prima giornata poteva riuscirci, quindi magari potrebbe vincere stasera e perdere domenica a Monza, quindi è chiaro che vincere gli scontri diretti è sempre meglio, però alla fine quello che conta è la somma dei punti. Per come si è avviata la Salernitana, insomma, riuscire a fare punti in queste partite anche sulla carta difficili comunque ti permette poi di creare un distacco dalla zona di retrocessione, che comunque è già abbastanza lontano. Paolo, allora ci disegni l'11 titolare che sarà in campo contro la Fiorentina? Sì, insomma, ci sarà Siepe, uno dei grandi ex in panca, tra i pali, chiaramente divisa a tre, come diciamo, un po' obbligata, con Bron, Danius e Pirola, ma a occhio a passo che magari potrebbe alla fine essere un po' rischiato, nonostante la caviglia malconcia.
corsi laterali con Mazzocchi a destra e Bradaric a sinistra nel 3-5-2, Radovanovic in cabina di regia, le mezzali saranno Lassana, Koulibaly e Tony Villene, attacco invece Bulayedia e l'ex Christoph Piontek. Paolo, grazie sempre per essere con noi a Radio Conto Nuovo, buon lavoro. Grazie a voi. Un abbraccio a Paolo Siotto, sanitananews.com. Prima di prenderci un veloce stop and go e voltare pagina sul Benevento, gara di questa sera molto importante per la Salernitana, però prova anche un po' a scendere tra virgolette nei panni dei Granata, con la consapevolezza che poi ci sarà questo mini ritiro di Parma, che ci sarà la gara contro il Monza, che è una gara non dico nettamente più importante, perché tutte le gare sono importanti, però è uno scontro diretto a tutti gli effetti per quella che la dimensione del campionato della Salernitana. Secondo te il pensiero può andare già alla gara del prossimo turno? No, bisogna sempre guardare di partita in partita, perché già quella di oggi è importante per centrare almeno un altro punto. Certo, non sarà facile, perché comunque di fronte ti trovi sempre una Fiorentina, ti trovi al Franchi. Certo che la Salernitana ha portato 3 punti a casa giocando all'Olimpico contro la Lazio, quindi bisogna aspettarsi di tutto da questa squadra che, ricordiamolo, è reduce da 7 punti nelle ultime 3 partite, ha battuto lo Spezia, una diretta concorrente per l'eventuale lotta salvezza, ha battuto la Lazio a Roma, come dicevo poco fa, e ha trovato un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, chiaramente, contro la Cremonese, però è la stessa Cremonese che ieri ha fermato un certo Milan secondo in classifica, certo. Quindi tutto sommato bisogna essere contenti, i tifosi della Salernitana devono essere soddisfatti di questo avvio di campionato da parte della squadra granata. Adesso testa la Fiorentina, un match importante sia sulla carta che non, perché la Fiorentina, nonostante l'avvio non eccezionale, resta la Fiorentina. Dopodiché quella importante è la partita contro il Monza del weekend. Lì bisognerà portare i 3 punti a casa. 3 punti, poi parliamo anche un attimo di lotta salvezza. La Cremonese in questo momento è quella più viva, se guardiamo anche il Verona che ha perso col Monza. Eppure una settimana fa stavamo parlando di una Cremonese ultima. Cremonese ultima, però è quella più viva, che gioca un calcio anche che ti lascia essere quantomeno speranzoso. Metto dei panni dei tifosi grigiorossi, che ieri poi hanno anche punzecchiato i tifosi del Milan dopo la rissa, la quasi rissa nel finale, il grande nervosismo e non solo, con il coro vincerete il tricolor, quindi anche un qualcosa che ha fatto sorridere i tifosi del Napoli. Tra 90 secondi invece vediamo cosa può far sorridere il Benevento di Fabio Cannavaro e ci iniziamo anche ad affacciare sulla spalla dell'amico nemico Daniele De Rossi. A tra poco. Allora, Serie B che schiuderà la 13ª giornata, se non vado errato, del prossimo turno, già venerdì, con la gara tra Ascoli e Frosinone in questo momento stracapolista della Serie B. Poi ci sarà Parma Cittadella alle 14, ci sarà Cosenza Palermo, Venezia Reggina, Spal Benevento, sulla quale zoomeremo a breve, Cagliari Pisa, Bari su Tirol e poi Modena Perugia, con la gara poi di sabato alle 16:15 tra Ternana e Brescia e quella della domenica sempre delle 16:15 tra Genoa e Como. Classifica che ormai lo stiamo raccontando anche un po' tutti i giorni per sottolineare proprio l'importanza del momento in casa Benevento, che fa abbastanza pensare, perché 17° posto in piena zona playout, 11 punti a pari con il Cosenza, che è una squadra che ovviamente non è stata costruita come il Benevento, che è una squadra costruita per quantomeno guardare in faccia obiettivi molto più seri, come per esempio la lotta playoff, come anche una promozione diretta, un qualcosa che invece la SPAL deve ancora ritrovare, seppur la cura De Rossi lì ha iniziato a funzionare, quantomeno a dare dei segnali. Alessandro Orlandini, lo Spallino, grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, per gli spettatori. È una Serie B piena zeppa di campioni del mondo, però qualcuno, e fa ridere che sia stato proprio il capitano Pallone d'Oro, sta dimostrando di faticare più degli altri, perché Cannavaro non è riuscito a dare una sterzata al momento della strega, mentre Daniele De Rossi alla SPAL sembra già star dando qualche segnale positivo. Anche se non conosco nello specifico la situazione di Benevento, perché poi quando si cambia l'allenatore ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione.
a Ferrara era sorto un problema, cioè lo scarso coinvolgimento tra giocatori e Roberto Venturato. La squadra sembrava non rispondere più alle richieste del tecnico e quindi si è deciso di andare su un profilo diverso che anche caratterialmente è dotato di caratteristiche quasi opposte al suo predecessore. L'inizio è stato incoraggiante, mi sento io, perché è vero che la spalla ha pareggiato 3 volte su 4 nelle partite di campionato con De Rossi, però se non altro ha fatto vedere un pochino più di equilibrio, anche l'idea di gioco sembra essere in via di definizione e in ogni partita si vede qualcosa in più, quindi l'inizio è stato buono. Poi il mister ovviamente sa di dover fare tanto lavoro e soprattutto di dover aspettare gennaio magari per vedere ritoccata la squadra, visto che ha completamente stravolto l'identità tattica e servivano uomini diversi per portarla avanti in maniera convincente. Una cosa che riguarda sia il Benevento che la spalla, che tutte le squadre della Serie B, chiaramente siamo ancora ad un terzo di questo campionato, ma quanto potrà influire il mercato di gennaio ed eventuali rivoluzioni che ci potrebbero essere nelle varie rose? Penso inciderà tanto, perché prendo in prestito un concetto espresso dal DS Fabio Lupo in un'intervista di ieri, dice che il giorno d'andata serve per definire la griglia, quello di ritorno è la vera gara. E quindi se a gennaio si riesce a fare il pieno di benzina con un paio di acquisti azzeccati, sicuramente nella gara si va meglio. La Spalla non deve fare tantissime cose, in realtà probabilmente prendere 2 o 3 elementi, non di più, però azzeccarli nel mercato di gennaio sappiamo è sempre molto complicato, perché non c'è grande vivacità, diciamo così, nei trasferimenti, e quindi bisognerà essere molto precisi nelle scelte. Però credo proprio che la finestra di gennaio inciderà abbastanza. Mi viene in mente l'anno scorso il Pisa, che stava facendo un buon campionato, ha preso Torre Grossa ed è arrivato a poco dalla promozione diretta, quindi a volte basta anche veramente solo un inserimento azzeccato per dare quel qualcosa in più. Verissimo, basta anche poco per trovare una reazione. Allora Spal Benevento sarà una gara complicata per la Strega, anche se insomma è verso il recupero Glick, che è un calciatore comunque importante per le dinamiche dei giallorossi. Però che Spal troverà la formazione di Cannavaro? Ma intanto è una Spal che grazie a De Rossi ha trovato delle certezze in fase difensiva, perché di fatto non è stato ancora incassato un gol su azione da quando è arrivato il nuovo allenatore, e questo sicuramente ha aiutato molto l'autostima dei giocatori, che precedentemente invece erano parecchio esposti ai palloni lunghi degli avversari. È una Spal che è discretamente in salute dal punto di vista fisico, ci saranno un paio di recuperi anche, per esempio quelli di Tripaldelli e di Arena, rientrerà Murgia dalla squalifica e di recente è tornato a essere un calciatore importante, anche questa è una notizia. Quindi la Spal arriva abbastanza bene all'appuntamento, sia dal punto di vista della condizione che dal punto di vista del morale. Certo c'è questo problema della scarsa produzione offensiva, perché al di là della goleada col Cosenza, nelle altre partite la squadra ha fatto fatica a esprimere un calcio offensivo davvero convincente. È anche vero che a Terni ha creato 3 occasioni ma non è riuscito a fare gol, quindi complessivamente i presupposti sembrano buoni. Poi non bisogna mai dimenticare che in Serie B i pronostici vanno sempre fuori dalla finestra, perché è veramente un campionato completamente imprevedibile, e anche una squadra magari non brillantissima come il Benevento in questa fase può trovare la giornata giusta e fare la sorpresa, perché io non mi aspetto affatto una partita scontata, anzi temo che sarà una partita anche abbastanza prudente da parte di entrambe le squadre. Abbiamo detto che Spal troverà il Benevento, ma che Benevento ci si aspetta di trovare di fronte, considerando, come dicevamo, il momento che non è affatto positivo? Quali possono essere le insidie di una partita del genere? Ma le insidie sono sempre quelle che riserva una squadra che comunque il talento ce l'ha. Il Benevento, se andiamo a guardare l'organico, non è una squadra debole, non è una squadra alla quale manca la qualità. Quindi immagino sia solo questione di tempo prima che si riesca a trovare una quadra e a migliorare il rendimento, perché a inizio stagione tutti quanti, guardando l'organico, diciamo il Benevento probabilmente lotterà come minimo per un posto in playoff. Visto che dubito che i calciatori del Benevento siano esatti brocchi da un giorno all'altro, l'insidia principale è incontrare questa squadra nella giornata in cui magari
scatta qualcosa. A volte basta veramente solo un episodio, magari fare un gol anche casuale su un calcio d'angolo, passare in vantaggio, riuscire a trovare il ritmo giusto, ed ecco che la partita si fa difficile. Quindi penso che l'insidia numero uno alla fine sia questa, cioè trovare il Benevento nella giornata in cui magari riesce a dare una svolta o comunque a ritrovare qualche certezza in più che in questo momento magari manca. Alessandro, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, alla prossima. Grazie a voi, è sempre un piacere. Alla un prossima. Un abbraccio ad Alessandro Orlandini, lo spallino che ci ha dato una finestra completa anche sulla formazione di Daniele De Rossi in un turno di Serie B che in questo momento vede anche due squadre un po' lontane, perché parlando di classifica la SPAL è lì a 15 punti, praticamente al centro quasi matematico del tabellone, all'undicesimo posto, alle spalle del Cagliari, con il Benevento che in caso di vittoria però andrebbe a meno uno, perché poi la Serie B è sempre così, la classifica è cortissima, basta davvero poco poi per sbloccare e inanellare anche un paio di situazioni che ti portano fuori da queste situazioni molto molto complicate come quella che sta vivendo il Benevento. Una situazione complicata non la sta vivendo più l'Avellino, o sbaglio? Dino Manganiello, buongiorno. Tra un po' col nostro Dino, dovremmo esserci con il nostro Dino, attendo un cenno, poi ci spostiamo anche con le anticipazioni del pomeriggio da supereroi. Dino, eccoci, buongiorno. Però abbiamo qualche difficoltà nel sentire Dino. Allora, voglio dare soltanto un'ultima ora per quanto riguarda la Lazio, perché si ferma Zaccagni ufficialmente, quindi una delle avversarie del Napoli, perché la Lazio in questo momento può diventare un'avversaria del Napoli proprio alla pari anche del Milan, visto che comunque la posizione in classifica al momento parla chiaro. Si ferma Zaccagni, problema muscolare che lo terrà fuori certamente per questo 2022, dovrebbe saltare ovviamente la prossima gara contro la Juventus, quindi una brutta brutta notizia per la Lazio, che in realtà perde Zaccagni per questo trauma distrattivo al polpaccio già per la gara di domani contro il Monza. Quindi attenzione anche alla Lazio, che perde uno dei calciatori nettamente più in forma di questo avvio di campionato, al netto di Milinkovic, con la buona pace anche di Immobile e Felipe Anderson, che l'uno è infortunato, l'altro invece si sta riscoprendo falso 9, stanno dimostrando ottime cose. In casa Napoli invece questo sarà tema, ne approfondiremo dalle 14, perché stiamo lavorando anche per avere aggiornamenti in merito. Oggi ha concesso un giorno di riposo Spalletti a tutta la squadra, ma domani si torna in campo in allenamento col gruppo. Potrebbe tornare anche Kvyat Kvaratskhelia, è una indiscrezione lanciata da Sky che presume anche il suo ritorno quantomeno tra i convocabili per l'Udinese, quindi per non chiudere il 2022 da indisponibile con la terza gara di fila saltata. Però attenzione, perché in questo momento ho anche perso un po' il ritmo partita, racconta Sky, sì, quindi 90 da spendere sono ancora da giocare. Dino, ti sentiamo forte e chiaro adesso. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a voi, sì, agli ascoltatori. Sì, immagino vogliate sapere qualcosa sulla... Sì. Qualche anticipazione sul pomeriggio supereroi. Sì. Allora, detto in generale, perché è chiaro che diamo un'occhiata anche in generale a quello che combinano le formazioni campane, che siamo a metà di una settimana che porta a una giornata di derby, perché oltre all'Avellino che incrocerà sul terreno amico, ma amico per entrambe, il Giuliano, con partita che comincerà alle 17:30, perché sappiamo che il Giuliano gioca proprio al Partenio Lombardi, Gelbison Turris, altra gara che in chiave playoff, anche se a sorpresa soprattutto per la Gelbison è una partita importante, la Juve Stabia invece che affronta una Virtus Francavilla che va decisamente a singhiozzo. Però venendo alle cose di Casavellino, ovviamente oggi ci occuperemo, viaggeremo sul doppio binario come spesso ci succede. Da una parte andremo ad analizzare le cose di campo, però soprattutto andremo ad interpretare i riverberi di quello che è successo lunedì sera a Foggia, perché c'è una decisione da parte del giudice sportivo di rimandare la decisione, appunto, dopo aver fatto accertamenti e ulteriori verifiche anche sulla dinamica, anche a livello temporale, dei fatti accaduti a Foggia. Questo, se da un punto di vista generale può significare anche che, andando nelle pieghe, potrebbero essere intraviste
queste responsabilità non necessariamente dirette del tifoseria biancoverde, dall'altra non lascia sereni, perché quando ci sono richieste di accertamenti significa quasi automaticamente che si vuole vedere chiaro per poi usare il pugno duro. E quindi insomma parleremo di questo, parleremo anche di quello che sono le ripercussioni in casa Avellino di tutta questa roba. E quindi tra pochissimo, tra pochi minuti, il pomeriggio da supereroi con una tavola imbandita e un menù ricchissimo. Allora, buon appetito quindi ai tifosi dell'Avellino per questa edizione del pomeriggio da supereroi, con tanti temi, con Dino Manganello pronti ad essere anche sciorinati e snocciolati. Per quanto ci riguarda invece, siamo pronti a partire con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, con tanti amici, con tanti ospiti, ancora con tanti dei vostri commenti al nostro gruppo Facebook e anche al 380 127 2000. Vi aspettiamo puntuali tra un paio di minuti. Che riparte quando sono le 14:01, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, tra pochissimo ancora con tanti ospiti al nostro telefono. Io vi ricordo come sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show, così come potete raggiungerci su Twitter ed Instagram agli account Radio Punto Nuovo. Su Facebook ci aveva scritto anche Ugo Cerciello con una delle sue lunghissime analisi, come sempre nei post partita. Cerco sempre di prendere poi la parte magari cruciale. Il Napoli e Spalletti, per nostra fortuna, hanno dimostrato di avere calma e pazienza, e sono virtù importantissime che hanno solo i forti. Quella calma e quella pazienza che tanti tifosi hanno dimostrato oggi di non avere affatto sugli spalti, ci scrive nel post partita, perché dal Maradona è arrivato qualche mugugno e abbiamo vinto, meno male, aggiunge in maniera anche polemica, sabato contro l'Udinese per la chiusura del torneo di apertura, con un succosissimo P8 sul Milan che ha appena pareggiato a Cremona. Si gode, ci scrive Ugo Cerciello. Altre considerazioni credo che non vadano troppo aggiunte. Paolo Pacchioni, RTL 102.5, è un momento che fa giustamente godere i tifosi del Napoli, e sarebbe anche strano il contrario. Buongiorno. Buongiorno innanzitutto, beh certo che sì, poi è ovvio, eravamo quasi stupiti del fatto che il Napoli in queste prime giornate di campionato non avesse mai avuto, a parte il pareggio interno con Lecce, un minimo momento di cedimento, di calo di rendimento, che è normale e fisiologico. L'importante è comunque superare questi momenti e superare le difficoltà. I turni infrasettimanali peraltro storicamente mettono in difficoltà le grandi, perché comunque siamo di fronte alla solita lunga serie di partite ravvicinate, perché molto spesso nei turni infrasettimanali non ci sono dei big match, ma ci sono partite contro avversarie che le piccole, che le grandi potrebbero un po' snobbare. Forse si esagera un pochino con il turnover, e quindi nella storia del campionato di Serie A abbiamo visto tante volte delle grandi inciampare proprio nel turno infrasettimanale. La grande differenza ieri è stata che il Napoli ha faticato un po' più del solito per abbattere il muro dell'Empoli, ma poi ha vinto per 2-0, peraltro dopo aver sbloccato la situazione la partita si è messa assolutamente in discesa, mentre invece chi insegue, cioè il Milan, ha fatto molta fatica e soprattutto non è riuscito a superare questa fatica. E gli 8 punti di vantaggio del Napoli sono ancora presto, e tutto quello che abbiamo detto, però cominciano a essere un patrimonio piuttosto importante. Al netto di questi 8 punti di vantaggio sul Milan secondo, chi è la vera antagonista del Napoli di Spalletti? Il Napoli di Spalletti, cioè la distrazione che può derivare dall'idea di avercela fatta, dal sentirsi troppo forti e quindi magari ogni tanto essere leziosi. Per ora il Napoli ha dribblato questo tipo di problemi, questo tipo di insidie, però credo che il vantaggio in classifica di 8 punti fotografi al meglio la distanza che c'è fra il Napoli e chi insegue. Forse anche sono pochi, perché comunque il Milan, che al momento viene guardata perché è l'avversaria più vicina,
comunque una squadra in difficoltà. Nelle ultime tre partite il Milan ha perso contro il Torino, ha vinto all'ultimo minuto con lo Spezia e ha fatto 0-0 con la Cremonese per l'ultima in classifica. Bene. E prima ancora aveva vinto a Empoli segnando un gol al 92esimo minuto, aveva vinto a Verona rimontando in una partita in cui il pareggio forse andava stretto all'Hellas. Quindi insomma sì, il Milan sull'onda dell'entusiasmo dell'anno scorso è partita bene in questa stagione, peraltro una squadra che è diventata un pochino più matura e che quindi sa raccogliere di più magari rispetto alla prima parte della scorsa stagione, ma è comunque una squadra che ha dei limiti. E soprattutto la grande differenza, un'altra grande differenza, è legata al fatto che se nel Milan escono Giroud e Teo Hernandez, la squadra è irriconoscibile. Se nel Napoli mancano un paio di titolari, comunque chi entra fa bene, e questo è comunque un dato di fatto. Dato di fatto, ci scrive Rino al 380 127 2000: per me la vera avversaria del Napoli può essere la Juventus il prossimo anno, con i tanti recuperi e la possibilità di snobbare l'Europa League. Sarà il trauma del 2018, ma io una rimonta la vedo sempre possibile. Diamo ragione a questo povero ascoltatore. Io sono dell'idea che la Juventus, comunque avendo un distacco di 10 punti, che adesso al momento sono 13 se non ricordo male, comunque abbia una distanza importante, forse troppo. E poi è vero che la Juventus contro l'Inter si è rilanciata, perché quello era un derby della sopravvivenza e lo ha vinto la Juve, e quindi giustamente tutti guardano la Juve come la squadra in crescita, come la squadra che sta ritornando. Sicuramente il fatto di recuperare titolari importanti come Pogba, come Chiesa, come altri giocatori, per Allegri è molto molto importante. Però se andiamo a vedere il tipo di vittoria che la Juventus ha ottenuto con l'Inter, vediamo che è stata la vittoria di una squadra che ha basato tutta la prima parte di partita sulla difesa, sulla compattezza, sull'essere squadra, e questo è un ottimo merito, e poi ha sbloccato la partita in contropiede realizzando la prima occasione utile. A quel punto poi dopo l'inerzia della partita è cambiata, perché l'Inter si è rimpicciolita dopo aver sprecato diverse occasioni, la Juve invece si è sentita più coraggiosa, e quindi poi dopo nella seconda parte ha vinto con merito. Però io credo che per impostare una rimonta le devi praticamente vincere tutte, perché con il Napoli che va così forte le devi vincere tutte. Per vincerle tutte serve una mentalità più offensiva, più propositiva, meno sparagnina. Con quel tipo di tattica tu vinci, e anche bene, anche in modo esaltante, una partita contro una rivale come l'Inter, ma difficilmente riesci a fare un filotto di 10, 12, 13 partite vinte consecutivamente. Quindi secondo me la Juventus, oltre che aspettare il ritorno di alcuni big, deve anche cambiare, e qua mi rivolgo ad Allegri, un po' mentalità nel suo gioco. Allegri è stato sempre un ottimo amministratore di campioni, un ottimo gestore di vantaggi, diciamo così. Adesso che la Juve è dietro deve fare di più, perché difese contropiede ti fa vincere una partita ma non ti fa vincere un campionato. Passando dal grande gestore Allegri al grande concreto Luciano Spalletti, perché è un estete e un concreto in questo momento della stagione. Diciamo che manca ancora un'era calcistica, ben 3 mesi, però questo Napoli in Champions che ruolo può giocare? Lo sappiamo bene quello che sta giocando e quello che potrà giocare in campionato. Fin qui è stato un ruolo da protagonista assoluto, perché il Napoli ha giocato ha fatto vedere un calcio molto brillante, uno dei migliori sicuramente a livello italiano ma probabilmente anche a livello europeo. In questa fase della stagione forse giusto il Bayern Monaco può insomma tenere il passo del Napoli. Napoli che con Spalletti in questo girone di Champions ha portato una rivoluzione anche da un punto di vista di mentalità. Ecco quello che manca alla Juventus. Nell'andare a dominare le partite, nell'andare a segnare 4 gol al Liverpool, nel fare altre goleade, mi ha ricordato questo cambio di mentalità un po' il Milan di Sacchi di inizio anni 90, no? Vi ricordate che fino lì in Coppa dei Campioni il pareggio fuori casa era sempre un ottimo risultato a prescindere da chi affrontassi, perché poi vincevi il ritorno magari di misura e andavi avanti così. Invece il Milan cominciò a segnare 5 gol al Real Madrid, cominciò ad andarsela a giocare anche in trasferta in grandi stadi, cambiò e rivoluzionò la mentalità anche grazie a una squadra che era fortissima. Il Napoli quest'anno l'ho visto dominante come era dominante quel Milan lì, e quindi l'Eintracht Francoforte è un avversario mai da sottovalutare ma comunque assolutamente alla portata, e poi arrivi nei quarti e a quel punto dici boh, chissà,
Poi bisogna anche naturalmente valutare la condizione di forma, perché qua si riprenderà a metà febbraio, ora dei quarti saremo già a marzo, e quindi poi bisognerà anche valutare due cose: la condizione della squadra in quel momento, vedere se ci saranno infortuni, se saranno tutti a disposizione eccetera, e la situazione in campionato, perché un Napoli che in campionato ha tanto vantaggio come adesso, allora a quel punto può concentrarsi anche sull'Europa, magari facendo un po' di turnover nelle partite di Serie A. Invece un Napoli che magari vedesse avvicinarsi qualche avversario alle sue spalle, allora dovrebbe concentrarsi soprattutto sul campionato, perché io penso che, visto che poi le crescite devono essere graduali, il Napoli quest'anno come obiettivo deve aver vincere lo scudetto e fare bene in Europa. Poi eventualmente penserà ad alzare l'asticella anche fuori dall'Italia. Paolo, grazie mille davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao. Un abbraccio a Paolo Pacchioni, RTL 102.5. Ancora qualcuna delle vostre analisi. Giuseppe Giannotti, fuga per il mondiale, mi sono mangiato il fegato e quello che c'è intorno. Questo sta accadendo da settimane tra Torino e Milano, lancia ovviamente una zeppata, per dirla alla napoletana, ai gufi che in molti in realtà avete contestato. Sono io, poi molte cose purtroppo, alcune anche per fortuna, non le posso leggere, però in tanti ormai c'è questa, un po' fa parte dell'essere capolista questa cosa, del sentirsi accerchiati, del sentirsi anche sempre nel mirino di qualcuno che possa essere magari il fantasma di una gufata o che altro. Però voglio darvi ancora un'altra piccola notizia su Kvaratskhelia, perché stanno arrivando conferme sul fatto che dovrebbe rientrare tra i convocati per l'Udinese, anche se però bisogna poi valutarne le condizioni, perché ieri ci spiegava il dottor Angelo Cavallo, consulente ortopedico della SSC Napoli, che Kvaratskhelia ha avuto un tipo di infortunio che prevede almeno 15 giorni di recupero. Lo staff sta facendo, staff medico con il dottor De Luca, il dottor Canonico soprattutto, stanno facendo miracoli, ci ha accertato il dottor Cavallo, però attenzione a quello che potrebbe succedere oggettivamente di qui ai prossimi giorni, perché comunque il Napoli quest'anno è stata un po' la regola aurea della gestione di Spalletti, non ha mai rischiato nessuno. Osimhen era convocabile anche prima del rientro con l'Ajax, ma il Napoli ha preferito non rischiarlo. Stessa cosa dicasi per Anguissa. Napoli quest'anno non rischia nessuno, perché sa che può concedersi magari una partita in più senza uno di questi fuoriclasse e poi goderseli più tardi con maggior calma. Però è un piacere avere ai nostri microfoni chi la maglia dell'Udinese, prossimo avversario del Napoli, non solo l'ha indossata per tanti anni, ma ha indossato anche la fascia da capitano, mister Valerio Bertotto. Grazie mille per essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. È un Napoli che arriva alla gara contro l'Udinese da stracapolista con 8 punti di vantaggio. Ieri Sottil, che lei ha conosciuto bene anche nei suoi anni a Udine, proprio come Luciano Spalletti, l'ha definita una squadra supersonica. È difficile trovare aggettivi per questo Napoli, ne saprebbe dare un altro? Credo che si siano detti tutti ormai, ma la cosa non mi stupisce affatto. Mi stupisce perché conosco Luciano da tantissimi anni, ho avuto il privilegio, la fortuna di poter lavorare con lui quasi per 4 anni, creando anche presupposti con l'Udinese davvero supersonici, portando ulteriormente questa società a dei livelli superiori ancora di più rispetto a quello che già di buono si stava facendo negli anni. Un tecnico capace, competente, metodico, quindi non mi stupisco appunto per questi motivi qua. E questo è oggi il momento di maggior espressione delle qualità di Luciano Spalletti. Stiamo vedendo il miglior Spalletti di sempre. Io credo che, come tutte le cose nella vita, ci sono non si finisce mai di imparare, però ritengo che la bravura di un tecnico è quella anche di avere a disposizione dei calciatori di primissimo livello e funzionali al progetto tecnico che assieme alla società si vuole dare.
io penso che il mister già dall'anno scorso abbia dato un'impronta fortissima, e limando e no, modificando alcune cose che in corso d'opera ci possono stare per via di mille fattori, cambiamenti e robe varie, si è andato ulteriormente ad accrescere la qualità e l'espressione che voleva dare al suo Napoli. Quindi assolutamente direi che il connubio è un connubio vincente. Connubio vincente, ma anche con un gruppo che davvero sembra non avere gerarchie, sembra non avere gelosie, soprattutto all'interno dello stesso. Luciano Spalletti ieri anche in conferenza stampa, mister, ha replicato come sia importante avere 22 calciatori tutti a disposizione per essere titolari, che poi siano titolari per 10, 15, 90 minuti, poco importa. Tutti si sacrificano per questa squadra, tutti si mettono in gioco per Luciano Spalletti. È un po' il superpotere del mister quello di tenere tutti sulla corda, di tenere tutti disponibili? Ma è fondamentale. Da allenatore vi dico che è assolutamente indispensabile, ancor di più quando hai una realtà importante come Napoli che gioca su più fronti, quindi la Champions, il campionato, la Coppa Italia e via discorrendo. Più mettici i ragazzi che sono via con le nazionali, di conseguenza hai bisogno davvero di un'intercambiabilità importante nel corso del tempo. Allora, se non sei completamente immerso in questa mentalità e vedi che l'obiettivo comune, non i 10 o 15 minuti in più per dire che hai giocato un po' di più, allora ritengo che tu non sia adatto, no, a un certo tipo di percorso. Evidentemente lui è stato bravo a crearlo, i ragazzi molto bravi a essere consci di questa cosa, e i risultati poi sono questi. Sabato di fronte al Napoli ci sarà l'Udinese, la partenza dell'Udinese è stata importante in questo campionato, anche se la vittoria ormai manca da più di un mese. Che sfida sarà Napoli contro Udinese al Maradona? Il Napoli sicuramente continuerà nella sua modalità, una modalità, dicevamo prima, no, fatta di intensità, di qualità, di voglia di imprimere, no, un segno all'interno della partita nei 90 minuti e più. L'Udinese è una squadra forte, l'Udinese è una squadra tosta, solida, molto ben allenata. In questo momento è vero che magari non sta trovando la vittoria, però anche è vero che sta dando continuità di risultati, quindi anche in un momento in cui non trovi la vittoria, riuscire a non avere delle grandi defiance è un segnale positivo, lo interpreto così. Quindi hanno la serenità per giocarsi una partita bella, palcoscenico assolutamente di primo livello. Di conseguenza spero che venga fuori una bella partita per entrambi. Prima di salutarci, mister, le chiedo di aprire l'album dei ricordi, ovviamente di raccontare il raccontabile, mettiamola così, il suo ricordo più bello di Sottil e il suo ricordo più bello di Spalletti. Qua con Andrea abbiamo vissuto in trincea noi dietro in difesa per tanti anni. Lui ha condiviso con me 4 anni, se non sbaglio, a Udine. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, abbiamo fatto delle belle vittorie, ricordo parecchie partite, ricordo una partita col Milan in casa che eravamo in 10 contro 11 per più di un tempo, se non sbaglio, e che alla fine siamo riusciti a vincerla. Era un Udinese forte, la mia, la nostra, che appunto era cresciuta nel corso degli anni e del tempo. Grazie anche ai grandi maestri che sono passati, parlo di Spalletti, di Zaccheroni, Guidolin, insomma de tante figure che hanno lasciato davvero un qualcosa di notevole. E col mister insomma è stata una cavalcata, soprattutto nella seconda parte della sua avventura friulana, i 3 anni, è stata una cavalcata davvero notevole. Si era creato quel senso di appartenenza, sia di condivisione, di obiettivo tra noi e loro, lui e il suo staff e viceversa, tant'è che insomma con lui
siamo arrivati in Champions League grazie a appunto una qualità, una forza, una determinazione, ma soprattutto una coesione e un'unità di intenti. Mister, in bocca al lupo per tutto e grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Tante grazie anche a voi, buona trasmissione. Grazie mille a Capitan Valerio Bertotto che ci ha dato una mano ad inquadrare anche il prossimo Napoli-Udinese che sarà tema anche del nostro prossimo collegamento tra poco. Allora continuiamo anche con i tanti ospiti che tra un po' affolleranno nuovamente le nostre linee telefoniche, anche perché Napoli-Udinese è ovviamente uno dei temi principali già del post Napoli-Empoli, in attesa di vedere anche in campo le altre della Serie A. Ricordiamo 14ª giornata che entrerà nel vivo nella serata di quest'oggi con tanti incroci davvero molto molto importanti. Tra un po', ripeto, con un grandissimo ospite, non appena avremo la possibilità di chiacchierare con lui. Io vi ricordo il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, vi ricordo anche che potete tranquillamente scriverci anche al nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show e che siamo raggiungibili anche su Twitter ed Instagram agli account Radio Punto Nuovo. È un piacere ritrovare ai nostri microfoni chi la maglia dell'Udinese l'ha vissuta e l'ha vestita per tanto tempo, per poco non vestiva anche quella del Napoli. Mister Gaetano D'Agostino, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Storia spesso raccontata e riraccontata, però il rammarico non va mai via, quello di aver sfiorato soltanto l'azzurro del Napoli. Beh sì, dai, ormai lo racconto con certo non con il sorriso stampato, ma con più tranquillità, ecco. Però diciamo che quella scelta lì, diciamo molto istintiva, secondo me mi ha fatto perdere un treno importante. A Gaetano D'Agostino sarebbe piaciuto però giocare in questo Napoli di Luciano Spalletti. Se era questo Napoli era impossibile dire di no, onestamente. C'era, sarei stato veramente, lì sono stato uno sciocco, qui sarei stato veramente proprio uno scemo. Diciamo che giocare in questo Napoli sarebbe il sogno di tutti in questo momento, secondo me. È il sogno dei napoletani invece ritrovare una squadra capace di andare a giocarsi lo scudetto, anche di ammazzare un po' il campionato, perché bisogna andare anche un po' fuori dagli schemi della scaramanzia, fare magari qualche torto a qualche tifoso, però bisogna dirlo perché il Napoli in questo momento sta davvero facendo qualcosa di unico. Dov'è secondo lei il segreto di questa squadra? Qual è la forza del gruppo Luciano Spalletti? Perché prima ci diceva il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, la vera forza di questa squadra è che nessuno l'ha davvero capita. Ma diciamo che secondo me sì, era per tutti noi, eravamo un po' scettici, no? Dopo che sono andati via tutti quei grandi giocatori e soprattutto uomini in spogliatoio. Io non pensavo onestamente che potesse velocizzare, qua do merito al mister, l'apprendimento di concetti che sono comunque concetti dove ci vuole un po' più di tempo, no? Quindi al di là della capacità dei ragazzi, io credo che l'umiltà, e non essendoci prime donne, anche se sono grandi calciatori, ma prime donne, e io credo che il mister sta facendo sentire importanti tutti. Quando una squadra è composta da 24 elementi, si sente tutto importante, significa che anche chi merita di giocare, perché in questo momento nel Napoli meritano tutti di giocare, sta in panchina e si fa trovare pronto, significa che prima di tutto viene il noi e poi l'aspetto personale. E questo credo che sia la grande forza, oltre a tutti gli aspetti tecnici, tattici, di cui posso parlare veramente per giorni e giorni. Sì. Però io credo che la compattezza e la consapevolezza di questo gruppo credo che stia portando a questi risultati. Zielinski fuori e parte Ndombele dal primo minuto, Lobotka fuori e comunque scende in campo eventualmente un Demme che in passato ha fatto bene. Al posto di Anghissà comunque il Napoli lancia qualcuno e riesce a conquistare sempre punti, sempre vittorie. In questo centrocampo del Napoli c'è un punto debole? Nella completezza del reparto credo di no, perché poi sono pure giocatori che fanno gol, quindi
Quando tu fai gol, quando tu fai gioco, quando hai io credo che sia un centrocampo perfetto. Mister, è un centrocampo perfetto, la difesa è perfetta, l'attacco sta dimostrando addirittura di sopportare l'assenza di un calciatore come Kvaratskhelia. È semplicemente un momento magico oppure l'Udinese si sta trovando ad affrontare forse una delle migliori squadre negli ultimi 10 anni di Serie A? Ma è solo un momento magico, sono passati già 3 mesi e mezzo. Appunto. Quindi magico che dura da 13-14 partite, più quelle di Champions, quindi da 20 partite. No, io credo che in questo Napoli ci sia consapevolezza. Le ultime 2 partite che ha vinto il Napoli non ha fatto un gioco stellare. Ha vinto soprattutto anche con la Roma, che sì, ha meritato di vincere, ma non è che ha avuto tantissime occasioni come quando ce le ha avute con la Lazio in casa all'Olimpico, no? Sì. Però l'ha vinta con di maturità. E i segnali forti sono lì. Vincere con maturità, con l'Empoli. Io mi ricordo un anno e mezzo fa, l'avresti persa la partita. Ed è successo per 2 volte lo scorso anno. E quindi significa che è sintomo di veramente grande consapevolezza e maturità della squadra. Dici, ma sì, ma gli elementi sono nuovi. Ma secondo me non è quello. Secondo me i ragazzi che c'erano prima, i giocatori che c'erano prima, sentivano veramente il peso e la responsabilità di dover vincere un qualcosa al Napoli, no? E quindi credo che avevano già dato tutto e in più non potevano dare più di quello che hanno dato. Loro invece sono freschi, sono forti, sono spavaldi, sono anche incoscienti. E quando hai questo mix in più alla grande qualità tecnica e fisica, e insieme al mister, che secondo me è l'artefice di tutto questo, insieme al direttore sportivo, non ci dimentichiamo il direttore sportivo, perché andare a scegliere dei giocatori che al 90% nessuno non conosceva, non gli dava peso, vero, credo che sia, si può definire un grandissimo direttore sportivo. Quindi ci sono tutte, in questo momento ci sono tutti i componenti messi nei tasselli giusti. Un'ultima prima di salutarci, sabato ci sarà appunto l'ultima sfida di questo campionato prima della sosta, il Napoli incrocia l'Udinese che non è reduce da risultati importantissimi, anche se la partenza di campionato è stata delle migliori. Beto, De Olofeu, quali saranno le principali difficoltà che dovrà affrontare questo Napoli contro questo Udinese? Ma secondo me sarà una partita molto simile fisicamente come quella contro l'Atalanta, perché l'Udinese è veramente una squadra fisica, non sta attraversando un periodo di grande brillantezza, ma non sta neanche perdendo, ne ha persa solo una, poi sono avuti pareggi, sì. Quindi è comunque una squadra viva e ha 2 o 3 elementi come De Olofeu, come Beto, come Pereira, ha degli elementi che ti alzano il tasso qualitativo. Napoli deve fare una grande gara, è normale che parta avvantaggiata, però occhio a non scoprirsi, perché l'Udinese secondo me si chiuderà, come il 98% delle squadre che affrontano il Napoli, si chiuderà e cercherà di ripartire, e in quello sono veramente bravi. Ter, un'ultimissima proprio flash ai tempi supplementari, ma glielo consiglierebbe Samarsic aggiunto lì? Sì, assolutamente sì, glielo consiglierei, ancora tanto da dimostrare, da completarsi, però sì, è un giocatore che tecnicamente, anche nella personalità, è un giocatore che potrebbe crescere in maniera esponenziale a Napoli, quindi perché no? Grazie mille, davvero, in bocca al lupo per tutto, alla prossima. Grazie a voi, buon proseguimento, grazie. Grazie mille al grande Gaetano D'Agostino, tra pochissimo invece ancora con tanti ospiti, ricalcando anche qualcosa dei passaggi fondamentali di ieri, tra poco. Con tanti ospiti al nostro telefono, io vi ricordo sempre il 380-127-2000 per i vostri messaggi, attenzione anche a quello che può essere la gara contro l'Udinese, perché sottolineava molto bene Gaetano D'Agostino che questa è una squadra che tende a chiudersi, è una squadra che poi tende a ripartire e a farti male, è una squadra molto fisica, è una squadra che può replicare in qualche modo anche la gara vissuta a Bergamo per il Napoli, una gara che non è stata per nulla semplice, anzi è stata una gara
molto complicata, e per questo quindi una gara che bisogna guardare con, tra virgolette, un po' di sospetto, perché è vero il momento complicato, è vero non vince dalla trasferta di Verona la formazione di Sottil, ma Sottil ha perso solo contro il Milan, poi contro tutte le big ha fatto risultato, ha vinto contro l'Inter, ha vinto contro la Roma, ha pareggiato contro l'Atalanta in rimonta e ha pareggiato all'Olimpico contro la Lazio, una squadra che merita grandissimo rispetto e che anche se non vince può togliere tanti punti importanti al Napoli, perché già solo un pareggio, è vero, settimana prossima ci saranno tanti incroci, il weekend, quale settimana prossima, che parte il mondiale settimana prossima, però ci saranno tanti incroci importanti e allora bisogna fare grande attenzione. Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport, grazie mille per essere con noi, Gianluca. Buongiorno, buongiorno a voi. Parto dall'Udinese e poi dopo torniamo, riavvolgiamo il nastro anche su qualche considerazione del post-Empoli. Dicevo, è vero che l'Udinese non vince da un mese, ma è una squadra che ha perso solo contro il Milan, se guardiamo le big, ed è una squadra che ha tolto punti a tutti e lo ha fatto in maniera anche davvero notevole. Quindi il Napoli è avvisato, è vero il momento magico, è vero il momento di forma, la vittoria con l'Empoli, ma il Napoli è avvisato contro l'Udinese. Sì, anche perché l'Udinese è squadra diversa dallo stesso Empoli, cioè capace anche secondo me di ripartire in modo alternativo, non soltanto con il palleggio come magari ha provato ieri a fare l'Empoli senza riuscirci più di tanto, ma anche... Però mi sa che forse abbiamo perso il collegamento. Come l'europeo. Gianlu, ti abbiamo perso per qualche secondo, ti abbiamo perso per qualche secondo, se solo puoi recuperare un attimo quanto detto. No, dicevo, riparte in modo diverso l'Udinese tante volte rispetto magari a come faceva l'Empoli, e quindi c'è anche questo rischio, cioè il rischio di non riuscire a fare come ieri, a schiacciare in qualche modo l'avversario e a tenerla lì, perché l'Empoli provava a ripartire palleggiando, ma l'Udinese spesso riparte dritta per dritta, e allora lì devi essere attento anche a evitare di prendere qualche contropiede, qualche infilata con De Olofeo e compagni. Quindi c'è un'incognita secondo me proprio tattica diversa rispetto a quella alla quale il Napoli ieri ha fatto molto bene fronte, riuscendo in pratica a limitare al massimo i contrattacchi dell'Empoli. Ieri si è visto un primo tempo diciamo un po' più blando da parte del Napoli, è merito di un Empoli che stava messo benissimo in campo, capace di chiudere ogni tipo di spazio, che però comunque non è che abbia fatto un vero e proprio catenaccio l'Empoli, oppure un po' di colpa c'è viste le grandi energie che sono state spese nella trasferta di Bergamo? Ma ci sono entrambi gli aspetti secondo me, nel senso che poi psicologicamente e fisicamente non era facile affrontare questa gara dopo due partite di alta intensità e di alta emotività quali quelle di Liverpool e di Bergamo, quindi magari il Napoli non l'ha approcciata esattamente come avrebbe fatto, ripeto, di fronte a un'avversaria di caratura diversa. L'Empoli è stato molto bravo dal punto di vista tattico, secondo me molto bravi i due interni di centrocampo nel riuscire a scivolare sugli esterni, a non dare al Napoli la possibilità di trovare l'ampiezza. Poi lì negli uno contro uno ti è mancato sicuramente qualche volta anche Kvaratskhelia con la sua imprevedibilità. Il Napoli è stato bravissimo, come ha detto Spalletti, a non farsi portare dalla partita, ma a portarla a casa, cioè a rimanere tranquillo, ad avere pazienza, a continuare a fare quello che stava facendo, quasi con la consapevolezza, no, delle grandi squadre che sanno che prima o poi arriverà l'episodio che determinerà a loro vantaggio l'esito di quella gara. Contro l'Empoli abbiamo visto un Lozano rientrare in forma smagliante, diciamo che ritrovare il Lozano della stagione, quella di Gattuso 2021, sarebbe un po' il sogno bagnato di parecchi tifosi, perché aggiungere quel Lozano a un reparto offensivo già comunque così ben nutrito, già così comunque in forma, ecco, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Assolutamente, perché è servato il Lozano di Gattuso, no? Tanto per intenderci, visto che si era espresso ai massimi livelli proprio con il precedente allenatore del Napoli. Investigando un giocatore particolare, secondo me un ottimo subentrante, che poi magari qualche volta non riesce a darti lo stesso tipo di rendimento quando parte dal primo minuto. Ieri costituiva proprio un'alternativa tattica diversa a Politano, perché gli aveva preso le misure Parisi, ha fatto che Politano cercasse sempre di rientrare sul mancino, lui invece
con questo sposta e calcia che chiama tanto fare, andando sempre sul binario di destra, è riuscito a creare da lì la situazione dalla quale poi è nato il primo gol, è riuscito in qualche modo, anche entrando dentro al campo, a procurare l'espulsione di Luperto, ha segnato quel calcio di rigore che tutto è stato tranne che leggero, perché il pallone pesava e pesava tanto. Raspadori non è stato brillantissimo ieri sulla fascia sinistra, Kvaratskhelia non è al meglio e resta in dubbio per la gara di sabato contro l'Udinese. Tu che mossa ti aspetti sulla fascia mancina? Ma guarda, non dovesse, e sottolineo non dovesse farcela Kvaratskhelia, io continuerei a giocare con Raspadori nello stesso modo, perché poi alla fine ha fatto anche una discreta fase difensiva, è riuscito a rendersi pericoloso in un paio di circostanze, si vede che non sono le sue zolle preferite quelle che in qualche modo ieri ha dovuto calpestare più spesso, però hai bisogno di qualità, quando non sei brillantissimo come giustamente non puoi essere dopo tante partite ravvicinate, la giocata del singolo te la può risolvere, allora piuttosto che metter lì uno di Costa che puoi sempre far subentrare per di più caldo come sa fare Elmas, io continuerei a preferire l'opzione Raspadori. Per salutarci Giallo, parlando anche un attimo di Kvaratskhelia, perché è un po' la regola di questo Napoli quello di non forzare e affrettare nessun recupero e quindi anche rischiare situazioni più complicate, però lo rischieresti un recupero di Kvaratskhelia per la gara contro l'Udinese, oppure ti concederesti tra virgolette il lusso di rinunciarci ancora e poi ritrovarlo al 100% per la gara di Milano del 4 gennaio? No, ci devi provare, perché la sosta è talmente lunga che poi ci devi provare, non è questione che tu dici sai, poi stai fermo una settimana e allora ne hai due per recuperarlo, adesso poi si tratta di stare fermi un bel po', quindi sono convinto che faranno di tutto per recuperarlo, fermo restando che poi nessuno è miglior medico di se stesso, quindi sarà lo stesso Kvaratskhelia a dare le sue sensazioni al dottor Canonico, nel quale io personalmente ho cieca fiducia e saprà perfettamente se è in grado o meno il georgiano di scendere in campo, però è quella classica situazione dove se puoi forzare è giusto farlo perché poi la sosta è lunga. Gianluca, grazie mille come sempre per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi, buon lavoro. Un abbraccio a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. 30 secondi e ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show. In vista della gara contro l'Udinese, oppure si concederebbe il lusso di aspettare la gara contro l'Inter? È vero quello che dice Gianluca Monti, che la sosta è lunga, però. Io sono assolutamente d'accordo con lui, perché non ci sono altre partite, abbiamo 2 mesi di tempo davanti, quindi va rischiato. Uno del genere, un giocatore così deve giocare sempre, anche se ha un piccolo fastidio, un piccolo dolore, io lo lancio sempre in campo. Non credo chiaramente dal primo minuto, perché non ha allenamenti alle spalle, è più di una settimana che non lavora con i compagni, anzi è proprio una settimana che non lavora con i compagni, quindi mi aspetto eventualmente che parta dalla panchina, a meno che domani, quando si torna a fare allenamento, Kvaratskhelia non sarà già prontissimo ad allenarsi interamente con i compagni, farà domani, venerdì, sessione di gruppo e quindi lì lo lanci direttamente dal primo minuto. Tra un po' andremo al telefono dal direttore del napolista Massimiliano Gallo per parlare anche un po' di questo primato del Napoli, per parlare anche un po' dell'aria da capolista che si respira in città e anche come affrontare in questo momento un vantaggio come quello più 8 Napoli, che poche volte, bisogna dirlo, nella propria storia si è trovata ad essere in un ruolo così centrale, ovvero di squadra che comunque viene sempre affrontata come quella da battere, come quella da inserire, seguire, anche se ora il vantaggio è nettamente ampio, però tra un po' raggiungeremo appunto Massimiliano al nostro telefono. Vi ricordo il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook attraverso il nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show. Piccola notizia che arriva per un compagno di squadra di un ex Napoli, ovvero Sadio Mané, per il Senegal e il Mondiale, è arrivato il comunicato ufficiale del Bayern che racconta che non sarà disponibile per la gara contro lo Schalke e che nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti con il team medico
del Senegal, questo apre comunque un po' un piccolo incubo per le tante squadre che vedranno partire i propri calciatori, per esempio come il Bayern in questo caso, un assoluto fondamentale come Mané in vista della competizione in Qatar. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, ciao Max, eccoci. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Non ho capito la cosa di Mané, che è successo? Mané non sarà disponibile per la gara contro lo Schalke, rischia di saltare il mondiale perché ci saranno prossimi aggiornamenti anche con lo staff medico del Senegal. Era un po' per darci il gancio in vista legamento del ginocchio. Sì, tosta, bruttissima come cosa, ma purtroppo le assenze premondiali sono un tema che si rincorrono in tutte le edizioni. Però Max, la sosta del mondiale, si sta facendo un po' questa narrazione che la sosta possa in qualche modo fermare questa ascesa del Napoli, però non è che si ferma solo il Napoli, si fermano anche tutte le altre. Sì, infatti questa cosa, allora in realtà secondo me il fondamento è che Spalletti anche in passato è partito forte e poi le sue squadre a un certo punto si sono afflosciate. E l'altro fondamento storico è che il Napoli mi pare che abbia vinto due volte il titolo di campione d'inverno e poi non ha vinto il campionato. Però è chiaro che, come dire, non c'è nulla di tecnico, tattico, scientifico, insomma è cabala fondamentalmente. Tra l'altro noi l'anno scorso questa sosta del mondiale elimina al Napoli i due mesi neri dello scorso anno, che furono novembre e dicembre, e noi abbiamo perso gran parte dei punti lo scorso anno a novembre e dicembre, non a gennaio, quando poi il Napoli si riprese, addirittura giocò a Torino con la Juventus, pareggiò una partita con tantissimi assenti. Quindi diciamo c'è una fatica ad accettare questo campionato al momento strepitoso da parte del Napoli, e quindi, per non dire che il campionato è già finito, che siamo alla tredicesima giornata, quattordicesima, insomma ci si aggrappa a questa sosta mondiale. Poi per carità, tutto può succedere. Al momento, come peraltro oggi ha detto anche Allegri, insomma il campionato è virtualmente chiuso, se il Napoli continua a giocare così è finita. Spalletti ad inizio stagione metteva un po' le mani avanti parlando sempre di chi aveva perso questo suo Napoli, però oggi tirando le somme a più 8 sulla seconda possiamo dire che chi è arrivato ha forse qualità sia di spogliatoio sia tecniche giuste per sostituire e fare ancora meglio degli altri che sono partiti. Allora guarda, Spalletti ha grandi meriti e a Spalletti vanno fatti tanti complimenti, ma Spalletti metteva molte mani avanti, ma tante mani avanti, ma tantissime. E quindi io sono perfettamente d'accordo. Lui disse quella frase prima di Lazio-Napoli, quando poi è cominciato il ciclo di vittorie consecutive in campionato di questa squadra. Questa è una squadra che ha giocatori molto forti, per certi versi secondo me più forti di quelli che c'erano, perché poi la gran parte di quelli che sono andati via, Frenzini e Mertens, erano due giocatori che avevano dato il meglio al Napoli, per tanti anni l'hanno dato, poi ciascuno al suo giudizio, però sono in qualche modo arrivati, altrimenti non sarebbero finiti a Galatasaray, al Toronto. Koulibaly è un giocatore che è andato al Chelsea e oggi sta facendo molta fatica al Chelsea, tanta fatica. Quelli che sono arrivati secondo me hanno anche una dote che quelli prima non avevano, cioè hanno una solidità mentale che il Napoli di Laurentiis non ha mai avuto, se non in alcuni giocatori come ad esempio Cavani. Però questa è una squadra che non si smarrisce mai dal punto di vista dell'approccio mentale alla partita e della tenuta mentale. Su questo guardi, io credo che, ripetendo che Spalletti ha tanti meriti, ma sull'approccio mentale dei giocatori c'è poco da fare, o chi mo ce l'ha o non ce l'ha. Vero, questo sono assolutamente d'accordo. Però Max, l'approccio mentale per una buona volta potrebbe essere anche il momento del salto per la piazza. Mi spiego,
Napoli non è una città e non è una realtà sportiva abituata ad essere lì nel mirino della critica, nel mirino anche delle inseguitrici, nel mirino delle polemiche. Ieri già si è fatta la corsa a parlare di Aiutino, di Rigorino, eccetera eccetera, e anche poi con Spalletti che addirittura ha mandato un messaggio ai gufi letteralmente nella sua chiacchierata a Dazon. Ma quest'anno, con il più 8 di vantaggio, con la sensazione che il Napoli dovrà reggere il peso della pressione e il confronto con se stessa per tutta la stagione, può essere anche un motivo di salto mentale anche per i tifosi, per la piazza, oppure su questo magari sei un po' più scettico? Io sono molto scettico su questo. Anche la questione del rigore, il problema è che a Napoli noi non abbiamo memoria, molti, i primi due scudetti neanche erano nati. Quando vinci tu hai sempre un po' di fortuna. Del rigore di ieri, insomma, per me, io nel mio calcio quello non è mai rigore, ma me lo prendo, vado a battere, segno, arrivederci, grazie, ho vinto la partita. Bisogna, perché noi siamo abituati a questa, come dire, questa cosa che siamo i più puri di tutti. Adesso noi non riusciamo, dobbiamo, chi sta in testa viene criticato, dovremmo cominciare ad assorbire le critiche, a farcele scivolare addosso, perché non è normale, è normale che sia così. Il campionato è lungo, il Milan ogni volta, il Milan è 8 punti, la Juve, si sono inventati la Juve che è rientrata nel giro scudetto per aver battuto l'Inter, e Allegri oggi ha detto che se Napoli continua così non c'è niente da fare, però noi dovremmo essere, ma non ci riusciremo mai, meno suscettibili, meno permalosi. Gli scudetti si vincono anche, secondo me, con i rigori assegnati, perché se l'avessero assegnata al Milan noi avremmo, saremmo impazziti. Max, ieri abbiamo visto l'ennesimo rigorista in questo Napoli, è andato a tirarlo Lozano, bellissimo il gesto di Osimhen che fondamentalmente glielo ha lasciato, ma chi è il vero rigorista di questo Napoli? Al momento è Politano, poi secondo me il rigorista diventerà Caraschelia, però il rigorista al momento è Politano. Certo, non abbiamo un rigorista vero e proprio, Zielinski dopo Glasgow non può più attirare, però vedi anche i rigori di Lozano, cioè quella palla si è quasi arrampicata sul portiere e è andata in porta. Ci sono dei momenti, adesso non voglio dire annate, però in questo momento a Napoli gira tutto bene e noi ce lo prendiamo molto volentieri, ma ovviamente la fortuna te la devi conquistare e devi anche saper sfruttarla, cosa che magari altri anni non siamo riusciti a fare. Poi questo Napoli che va a rullo compressore, comunque io penso che tutte le vittorie del Napoli hanno inciso anche sulla sconfitta del Milan a Torino, sul pareggio ieri a Cremona, perché gli avversari si demoralizzano. Questo Napoli sembra la Juventus di qualche anno fa, al momento, poi vediamo. Poi vediamo, infatti, anche perché la proiezione e il campionato poi è ancora lunghissimo. Però ti faccio ancora una volta una domanda molto banale, visto che è molto gettonata anche nei salotti, l'abbiamo visto ieri a DAZN, a Sky, quando possono, anche in conferenza viene spesso girata a Spalletti, allora noi la giriamo direttamente a te, Max. Ma la sosta alla fine farà bene o farà male a questo Napoli? Era meglio continuare o a sto punto è anche comodo fermarsi? Perché prima dicevi che l'anno scorso effettivamente la crisi è arrivata a novembre con i tanti infortuni, con il 3-2 di San Siro, eccetera eccetera, però certo, fermare un Napoli del genere sembra quasi un delitto. Però io l'ho visto anche un po' stanco ieri, Secondo me invece la sosta arriva al momento opportuno, perché ripeto, l'anno scorso perdemmo con lo Spezia, perdemmo con l'Empoli, perdemmo tante partite tra novembre e dicembre. Ieri sera cominciano giustamente a essere anche stanchi, quindi secondo me la sosta arriva al momento opportuno. Poi comincia un altro campionato e in questo campionato noi saremo i favoriti, e quando sei favorito devi riuscire a gestire la pressione e la tensione. Comincia un altro sport per certi versi, però il Napoli questo sport se l'è conquistato con uno straordinario inizio di stagione.
però poi dobbiamo giocarcelo, cioè ai tempi di Maradona questo accadeva sempre, c'erano dal lunedì al venerdì tutte le trasmissioni contro Maradona, tutte le trasmissioni su Maradona uomo, Maradona calciatore, Maradona che non si comportava bene, era un continuo. Certo, all'epoca avevamo Maradona che insomma dal punto di vista della gestione della pressione non era abbastanza bravo, ecco, diciamo. Però dobbiamo, secondo me, anche l'ambiente in questo deve crescere un po'. Una cosa è essere l'outsider e una cosa è essere il favorito. Noi in questo momento siamo nettamente i favoriti per la vittoria della finale. Max, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi, buon proseguimento. Un grande abbraccio a Massimiliano Gallo. Qualche minutino ancora per considerare con Giovanni Annunziata quello che ha detto Massimiliano Gallo. In questo momento il Napoli è la favorita principale, ci mancherebbe, con 8 punti di vantaggio e con 38 punti dopo 14 giornate. Però c'è qualcosa secondo te che il Napoli deve evitare di incappare, anche deve evitare di scontrare già a partire dalla gara contro l'Udinese? E quando faccio una domanda del genere è perché veramente non so dove voglio andare a parare, nel senso non so neanche cosa aspettarmi più da questa squadra. Il riassunto vero di questa trasmissione, di questa puntata oggi, è il Napoli è la principale rivale di se stessa. Sì. Il Napoli soltanto, stato ripetuto può, spesso. Sì, il Napoli soltanto oggi può perdere questo scudetto. Non lo diciamo perché il Napoli deve assolutamente vincere, perché il Napoli oggi si trova a 8 punti di distanza sulla seconda già dopo 14 giornate. È un divario importante, non parliamo di 3, 4, 5, anche 6 eventualmente punti che con uno scontro diretto diventerebbero semplicemente 3. Stiamo parlando di 8 punti che sono veramente tanti. Il Napoli non solo nei punti, ma anche nell'espressione del suo gioco dimostra di essere superiore a tutte le altre. E il terzo scudetto quest'anno può essere concretamente raggiunto da questa squadra. Secondo me non bisogna neanche più fare i soliti scaramantici. Scaramanzia è giusta, io sono il primo a essere scaramantico nella mia vita, soprattutto al fantacalcio. Però a parte gli scherzi, secondo me questo è l'anno giusto in cui bisogna uscire a petto in fuori e dire noi siamo i più forti, noi siamo il Napoli e quest'anno siamo più forti di tutti quanti, possiamo e dobbiamo andarci a prendere quello che è lo storico Concordo. Terzo scudetto che manca da 33 anni. Concordo, anche perché poi resta ancora vivo negli occhi un po' la delusione l'ultimo anno, con la sensazione che in realtà il Milan l'abbia vinto più perché Inter e Napoli l'abbiano gettato al vento. Lo scorso anno è stato a chi si è scansato di più. Vero, a chi si è scansato tra virgolette, ovviamente, è scansato per sì, modo chiaramente di dire, nel senso chi perdeva di meno. Certo, esatto, a chi sbagliava di meno, mettiamola così. Però noi siamo in chiusura, non sbagliamo mai quando ricordiamo che torniamo domani alle 13 con tutte le considerazioni in vista di Napoli Udinese. Giovanni, grazie mille per oggi. Grazie a te, grazie a tutti, a domani. Grazie mille al nostro Giovanni Annunziata, grazie mille anche ad Alessandro Montano. Vi ricordo che ovviamente potete seguirci su tutti i nostri account social, Radio Punto Nuovo su Facebook, Instagram e Twitter, che sul nostro sito ritrovate anche le interviste migliori, il podcast sempre disponibile. Vi ricordo che lo sport non torna direttamente domani, ma torna già oggi dalle 20 con le ultime di formazione per quanto riguarda la Salernitana, che è in campo contro la Fiorentina alle 20:45, con il meglio della nostra giornata. E poi vi lascio alla buona musica, al palinsesto di Radio Punto Nuovo, da Alessandro Montano di nuovo tutto, ci risentiamo domani puntuali alle ore 13. Ciao.